Gabry Costa è sempre con voi. Allora, voi dovete sapere che questo personaggio con il laser monocolo si chiama Kano ed è il membro del Dragone Nero, come c'ha il suo tatuaggio. E dovete sapere che Kano è molto più pericoloso e sotto alle sue gambe nasconde un paio di coltelli taglienti. No, ma guardate quanti danni ha ricevuto Kano in battaglia. Avete visto che danni, come è rovinato. Ecco la sua biografia. Indisciplinato e pericoloso, Kano è un mercenario, dal traffico di armi all'omicidio a sangue freddo. Il suo addestramento militare ne fece l'uomo di punta del Dragone Nero. Quando un'operazione è finita male, lo lasciò orribilmente sfigurato, mettendo quasi fine alla sua attività criminosa. Grazie al suo istinto di sopravvivenza e a conoscenze segrete, trovò un esperto di robotica che si occupò di lui. Kano fu dotato di vari potenziamenti tecnologici, fra cui il suo sguardo laser. Con queste nuove armi, il suo regno del terrore è appena iniziato.